mi chiamo Alessia, abito a Zanè, sono nata a Vicenza e faccio la giornalista. Vedo un cartello Vendesi al centro della scena, appeso ad una specie di finestra. E vedo che è indicato anche un parcheggio, deve essere quindi con scritto riservato ai clienti, quindi ho un'attività probabilmente commerciale o comunque che doveva avere un flusso nella sua attività. Il sentimento è quello sì di chiusura, di abbandono, soprattutto suscitato da, a parte il colore che nasconde una scritta in superficie e anche dei rifiuti lasciati nel cestino di fianco agli infissi, insomma, oltre che per terra. Viene da pensare che sia lì un po' tutto da tempo e qua il concetto di Vendesi è sì un'idea di trasformazione del luogo, sempre che appunto questa avvenga, perché Vendesi è un'offerta, dipende che tipo di risposta ci sarà. Sono i due casi, potrebbe anche non esserci alcuna risposta, il rischio qui è di svuotamento, quindi sì un cambiamento, ma è probabilmente peggiorativo, perché abbiamo visto, ne raccontiamo spesso anche noi, di come l'abbandono poi crei anche degrado, crei solitudine dello spazio, che viene occupato in maniera non consona a una vita di comunità spesso. Quindi ecco, bisogna capire chi se e chi risponderà a questa chiamata, insomma, di Vendesi. In effetti questa è un po' particolare rispetto al contesto, nel senso che vedendola così non collegheresti subito lo spazio alla regionale 11, perché più potrebbe essere in qualsiasi altro contesto urbano, anche quartieri residenziali, cosa che non è assolutamente la strada di cui stiamo parlando. E effettivamente questo albero tagliato così indica una cura, un'attenzione di gusto che può piacere o meno, però una ricerca quantomeno di ordine, forse, di pulizia, con uno stile forse un po' stereotipato, ma... E dietro, sì, ci sono queste serrande, queste tapparelle chiuse, che quindi probabilmente è segno che già nessuno ci vive, o comunque in questo momento nessuno in casa. E sul residenziale, secondo me, è una chiave interessante, perché la regionale 11 non te la immagini come un posto dove andare a vivere, non ti verrebbe in mente, penso, insomma a pochi verrebbe in mente di andare lì, a meno che non sia particolarmente conveniente. Però il residenziale fa un po' da complementare a tutte le altre attività, nel senso, quando si chiude il negozio, la concessionaria, il distributore, dovrebbero aprirsi le case e quindi dovrebbe dare una continuità di vita a questo spazio. Purtroppo non è così, perché vivere lì credo sia complicato. Sì, un altro cartello di Vendesi, quindi anche in questo caso c'è un distacco da chi c'è, evidentemente, o non vuole più avere a che fare, non è un affitto, sì, che mantiene comunque un legame qui a Vendesi, quindi cedo tutto, mi allontano, però per varie ragioni che non sappiamo, forse anche scelte di vita semplici. Questo, tra l'altro, vediamo che vende prodotti che quasi non ti aspetti lì, anche lì, nel senso arance, prodotti di Sicilia. Ecco, non te li collocheresti nell'immaginario lì, però ci sono. E questa immagine qua mi colpisce molto, il cancello, l'inferriata, insomma, il ferro, che è un elemento che torna anche spesso lungo la regionale. Se uno osserva anche nelle case, in realtà nelle finestre, soprattutto quelle a bordo strada, piano terra, si notano queste inferriate che si danno un senso di ancora più di separazione rispetto agli ambienti. E, se
questo appello Vendessi dovesse rimanere inascoltato, lo spazio che rischia di rimanere vuoto è ampio, sembra, e quindi l'impatto su almeno quella porzione di strada potrebbe essere importante anche da un punto di vista visivo. Già così dà un senso un po' non di abbandono, però di un po' trasandato, forse probabilmente anche il tipo di attività, di spostamento, camion, mezzi, insomma. È tutto, sì, è un po' sospeso, un po'. Però appunto l'elemento principale in questo caso credo sia il cancello, la chiusura. Dietro c'è un po' di profondità con queste colonne che si ripetono. E potrebbe essere un posto che ha anche una valenza se sistemato, se curato, potrebbe anche avere anche un'altra forse destinazione, non so se anche come agriturismo, ristorante, non lo so, vederla così, potrebbe esserci una trasformazione interessante se presa in mano e curata. Sì. A me di quella strada ha sempre colpito una cosa, nel senso che è molto coerente con la sua natura, secondo me è una strada nata per collegare anche spazi produttivi, è un lungo tratto, attraversa vari paesi, non parte qui, parte lontano, però ed è esattamente la strada che ti aspetti che svolga quella funzione lì, nella struttura dello spazio, nello spazio attorno. E è una strada di collegamento però poco inclusiva, la sensazione appunto che non ti fermi, e tutte le attività che ci sono hanno anche un po', tutte molte, insomma, hanno questa natura di grandi centri commerciali, insomma, un po' snaturati, no? Si passa, si entra, si va, non ci si lega. Però non è una strada, allo stesso tempo non direi una strada anonima, anzi è una strada che sa suscitare emozione, secondo me, e forse non sempre positive, anzi spesso più negative, nel senso di un po', soprattutto nelle ore più trafficate, di sfocamento, di ansia, di agitazione per i tempi che non si riescono mai a rispettare. E vedo anche una grande coerenza nei colori, negli odori, nei rumori, è proprio il modello di strada. Se uno attraversa quella strada lì con i finestrini abbassati, lo senti che sei in una strada trafficata, perché c'è l'odore, ci sono questi rumori continui di camion, anche mezzi abbastanza pesanti, camion, furgoni. Ed è una strada che secondo me è sempre abbastanza rimasta uguale a se stessa, senza aprirsi un po' quello che è stata l'evoluzione della città. Ai lati c'è vita, insomma, però non riesci a immaginarti quello che c'è oltre i capannoni, fai fatica, non ci pensi. E vediamo che è anche poco inclusiva con altre forme di mobilità, perché il marciapiede c'è, ma non sempre, e quindi anche lì diventa un po' un'incertezza. Se io dovessi pensare di attraversare quella strada lì da pedone, da ciclista, il primo pensiero sarebbe quello della paura, credo, e del pericolo. E quindi ti taglia fuori e di conseguenza taglia fuori tutto un tipo di rivitalizzazione che potresti avere a partire dal residenziale, perché non è una strada accogliente, in quel senso lì. Però ribadisco che non è una strada anonima, ha qualcosa da dire e lo trasmette ogni giorno. E non so se sia il messaggio che preferibile da dare, ecco, però almeno suscita delle emozioni, credo che sia già importante che un ambiente dia qualcosa. Poi da lì si può eventualmente lavorare, forse sarebbe il momento di intervenire, a pensare di cambiare un po' volto senza occorre snaturare. È una strada per lo più di collegamento, che viene considerata di passaggio, e quindi l'impressione che sia tenuta nel modo necessario perché assolva la sua funzione, non diventare buche, pericolose, insomma. Però la cura è un'altra cosa, non succederà il concetto di cura a quella strada lì, basta passare anche questi giorni, anche il verde c'è, ma è un verde disordinato, un verde che cresce spontaneo, poi gli ultimi giorni di pioggia hanno dato.
ma anche la segnaletica, gli stessi edifici attorno hanno spesso avrebbero bisogno di interventi di manutenzione, di ridefinizione, le tinte, insomma, i piccoli elementi anche di cura di arredo urbano che possono incidere sulla sensazione che hai finale, e invece con tante piccole trascuratezze ottieni una sensazione di incuria che ti porti dietro per lunghi tratti, soprattutto insomma, nel tratto che abbiamo osservato adesso. È una strada che va, che fa il suo, però potrebbe essere tenuta meglio, potrebbe esserci investite anche più risorse solo per una riqualificazione, forse sì, più verde, più. E poi sappiamo che ha dei problemi che si porta dietro anche in alcuni tratti, insomma, la prostituzione non è sparita, sappiamo che c'è, anche lì dico che è quasi un elemento caratteristico, ma viene quasi considerata sì come un. È così, c'è sempre stata, sì, si dice che si interviene, però poi il problema non si risolve, a parte che non è solo un problema di sicurezza, ma sociale, quindi bisognerebbe fare proprio un ragionamento macro, ma bisognerebbe forse iniziare. Ecco sì, sai, i tempi sono maturi, anche la sensibilità credo sia pronta, insomma, la sensibilità dei cittadini, dei residenti. Un'attenzione in più anche da parte delle amministrazioni, anche proprio sull'estetica, che sembra banale ma a volte non lo è, potrebbe giovare. Oltre a tutta, però lì ovviamente c'è un intervento anche di viabilità, più attenzione alla mobilità dolce credo sia fondamentale, perché sapere che parto a piedi, non sapere fino a dove posso arrivare, dove posso attraversare, camion, rotonde, semafori, ti allontana, invece sarebbe bello che almeno nei piccoli tratti fosse possibile percorrerla, anche perché sappiamo che molte persone adesso vivono magari nei comuni limitrofi e lavorano in città e allora favorire certi tipi di collegamenti potrebbe aiutare un po' ad allargare il confine della città creando una fusione anche tra le realtà un po' più. Renderle più permeabili anche per chi si sposta con altri mezzi, che non sia l'auto, il furgone o il camion, insomma.